Ciao ragazzi, eccoci qua. Allora, è tutto pronto per domani, domenica 30 giugno 2024, per la ruota storica, il nostro evento di veicoli storici per l'appunto a Faè di Oderzo. È stata una giornata decisamente impegnativa, anche grazie all'estate che ha deciso di uscire così di colpo, che con i suoi 32 gradi ci ha fatto cucinare testa e non solo, per riuscire a lavare e preparare tutte quante le macchine e parcheggiarle. Motivo per cui voglio ringraziare soprattutto i ragazzi che mi hanno dato una mano oggi: Francesco, Ivan, Moreno, Riccardo e Agostino, che in questa lunga mattinata hanno lavato, stirato i camion e per appunto parcheggiati. Quindi adesso andiamo a dare un'occhiata a che cosa ci sarà solamente per quanto riguarda Transghiaia domani al nostro raduno della ruota storica, poi tutto il resto arriverà e lo vedremo domani. Mi raccomando, non mancate. Adesso andiamo per l'appunto a dare una sbirciatina a cosa abbiamo preparato. Qui abbiamo l'angolo dei camion che usciranno in sfilata, lo Scania 142. Il Fiat 682 che domani guiderò io, il celeberrimo ormai Fiat 639, comparso anche nel film uscito di recente di Ennio Doris, dove si vede per ben 2 secondi, attenzione, 2 secondi. Qui abbiamo il 626 e qui iniziamo l'angolo del movimento terra, la new entry, che ve l'avevo già fatta vedere in anteprima, pala Fiat FL8, Caterpillar 944 del nonno, l'immancabile nostro primo camion restaurato, il Lancia Esatau, poi meritevole di nota, insomma, è tutta quanta la carrellata delle macchine nuove, che sembra poco, ma il nostro capopiazzale Francesco li ha allineati al millimetro, facendoceli spostare più e più volte. Vi assicuro che sono drittissimi e guai a chi lo contraddice. Poi abbiamo qua giù il motocarro Cobra che guiderà Tardivo Igino e il nostro amico che non ha voluto partire perché gli avevamo promesso un restauro lo scorso anno e quest'anno invece è ancora nelle condizioni dello scorso anno, quindi ha deciso, da buon mulo alpino, di rimanere lì e non volersi più muovere. Qualche piccolo problemino con il motorino di avviamento. Allora ragazzi, li avete visti pronti e in partenza, però io per non farvi mancare nulla vi ho fatto anche qualche video, qualche mini video, mentre oggi li scaricavamo e li preparavamo. Quindi buona visione e ripeto, a chi può, ci vediamo domani. Non vi preoccupate, non disturbate, la manifestazione dura la mattina, mentre i nostri mezzi storici in piazzale sono in esposizione tutta la giornata. Ma se volete qualche curiosità, chiederci qualcosa, noi siamo qui la mattina per l'appunto. Ore 9 presso impianti sportivi di Faè di Oderzo, provincia di Treviso, via Marcuzzo. Comunque il paese è molto piccolo, quando trovate il campo sportivo ci siamo noi, insomma c'è tutto il movimento della giornata. Per chi non potesse venire e vuole farmi un piacere lo stesso, mi raccomando, se non lo sei ancora, iscriviti al canale. Non costa nulla, ma mi fai un grandissimo favore. Ciao e al prossimo video.
fai un caldo?